Ciao Emma, benvenuta su Czech Generation. Ciao, buonasera a tutti. Parliamo di News, la seconda stagione sarà disponibile su RaiPlay a partire dal prossimo 25 ottobre. Silvia, il personaggio dove è interpretato, è la protagonista di una delle tre storie che fanno parte della seconda stagione, una giovane promessa della scherma che viene coinvolta sul malgrado uno scandalo sessuale che coinvolge il suo allenatore Emilio. Cosa puoi anticiparci? Silvia, come hai detto tu, è una promessa della scherma. Mi sono trovata molto bene a interpretare questo personaggio. È stato entusiasmante e difficile allo stesso tempo perché Silvia è un personaggio molto profondo, molto complesso. Come mi diceva sempre Laura, mi devo immaginare Silvia come una specie di, come una mille foglie, come una torta a mille foglie, quindi fatta di tanti strati. Complessa, appunto. Poi Silvia ha questa sensibilità molto profonda. È stato bello interpretarla. Silvia è vittima e carnefice allo stesso tempo di sentimenti che non gestisce, forse per la sua età, per la sua giovane età ancora, e si ritrova appunto in una situazione in cui non voleva ritrovarsi. Ecco, e poi vedremo alla fine della serie una Silvia diversa, una Silvia più matura, consapevole dei suoi errori e che riesce a trovare il coraggio di dire la verità. E la storia che interpreti in News 2 racconta non soltanto il lato oscuro del web e dei social media, ma anche quello dello sport. Beh, sì, la scherma è uno sport d'élite e Silvia è un po' vittima anche di questo perché lei viene da una famiglia non agiata, da una famiglia molto umile e invece si ritrova circondata da persone ricche, alcune anche un po' cattive nei suoi confronti. È difficile anche quell'ambiente lì per lei. Lei vorrebbe fare quello, ma si ritrova in un ambiente non facile da vivere. Ascolta molto il suo allenatore che cerca di rassicurarla, dirle focalizzati sull'obiettivo, non pensare a quello che hai intorno, ascolta tra virgolette la madre con la quale c'è un po' un rapporto odio-amore, perché appunto Silvia è un adolescente, come sappiamo, il rapporto adolescenti-genitori è un po' particolare, quindi Silvia cerca un po' il conflitto con la madre, la quale vuole che Silvia arrivi. A volte mi chiedevo anche io un po', lei vuole veramente arrivare a fare scherma oppure un desiderio della madre? Perché appunto l'hai detto tu, lei sostanzialmente entra in questa scuola di elite grazie a una borsa di studio e entra in contatto anche con una figura che è il personaggio interpretato da Leo Gassman, che Sì. comunque ha un ruolo all'interno della sua storia. Beh sì, Jacopo porterà Silvia un po' al di fuori quella sfera un po' pesante in cui si trova dopo l'uscita del video con l'allenatore, con sua madre, e invece Jacopo è quella fuga da questa realtà qua. È un personaggio che fa sicuramente bene a Silvia. Hai sentito una responsabilità particolare nel raccontare questa storia da interprete? Beh sì, assolutamente. Sia perché anche non mi ero mai trovata a essere proprio protagonista assoluta di una serie, e poi anche per il tema importante che ha questa serie. Cioè, penso che sia molto importante parlarne con sensibilità per arrivare ai giovani, ma anche agli adulti, perché come abbiamo già detto, questa serie, la seconda stagione soprattutto, è riferita anche agli adulti. Secondo me abbiamo fatto un bel lavoro, sono stata affiancata da un cast veramente eccellente e anche la regista, cioè io non ho mai lavorato con una regista così, è stato un lavoro di squadra importante, bello. E tu da giovane donna cosa senti di consigliare a una tua coetanea che può trovarsi a vivere una situazione di questo tipo? Beh, sicuramente parlarne come vittima, parlarne, non tenersi le cose dentro, cercare il conforto in qualcun altro. A volte in queste situazioni si tende un po' a stare da soli, no? Questa situazione qua porta con sé una conseguente vergogna. Non è così perché non c'è niente di cui ti devi vergognare. Sei vittima di un atto bruttissimo e puoi stare da sola, non puoi isolarti in una situazione che ti fa solo peggio. Quindi è importante parlarne, confrontarsi. Ci sono associazioni no profit che ascoltano vittime di revenge porn, ma di odio in generale in rete, eccetera. Dicevo, una serie come News è l'emblema del servizio pubblico che la RAI dovrebbe svolgere perché racconta una problematica sempre più comune che è quella del revenge porn, che può essere utile sia per chi è vittima di queste situazioni e quindi vive questo dramma, ma anche chi
ha il compito di sostenere chi è vittima di queste situazioni. Penso alle famiglie, ai genitori, agli Beh, amici. sì, certo, anche perché oltre a prendere il singolo, comprende tutta la sfera, che sia familiare, che sia di amici, della scuola, in quel caso, ad esempio, della serie L'Accademia. Sì, non è un fenomeno che prende solo il singolo, capito? Si porta poi appresso tutta un'altra serie di cose. La serie sarà presentata in anteprima al Rome Film Fest nella sezione Alice nella città. C'è un film tra quelli in programma che attendi con trepidazione da spettatrice? O una serie? Perché sono presentate anche diverse serie. Sono molto curiosa di vedere, non sono riuscita ad andare a vedere. Qui non è Hollywood, quella su Ok, Sara trama. Scazzi, Sì. esatto, perché oltretutto un'interprete è una nostra ex compagna di Accademia al Centro Sperimentale, e mi hanno tutti detto che è pazzesca sia la serie, lei, hanno fatto il cast eccezionale, quindi sono veramente curiosa di vederla quando poi uscirà su Disney Plus. Invece un attore, un'attrice che ti piacerebbe incontrare? Ho un debole per Kasia Smutniak quanto riguarda a livello qua in Italia, invece fuori sono un migliaio che vorrei poter incontrare, conoscere, far due chiacchiere e soprattutto fare un film insieme. Però vabbè, sono sogni per il momento. Progetti futuri? Oltre Newts, c'è qualcosa su cui stai lavorando? Uscirà a novembre una serie Mediaset, Le onde del passato con Anna Valle. Sono molto fiera anche di questo progetto. Nella serie interpreto lei da adolescente. È stato divertente, è stato un bel viaggio anche quello. Un tema anche lì molto, molto profondo, anche lì un cast. Mi sono trovata subito in famiglia e ci siamo divertiti molto col regista Giulio Manfredonia. Abbiamo lavorato veramente molto bene. Quindi penso uscirà a metà novembre, credo. Per chiudere, mi dici qual è la tua serie TV preferita in assoluto? Cioè la prima che ti viene in mente. Friends. Sì. Ma proprio senza pensarci. È proprio una di quelle serie che quando sono un po' giù la metto così in sottofondo e mi fa star bene. Un saluto grandissimo a tutti i lettori di Chuck Generation. A presto. Ciao.